Adesso rapidamente vi do la sintassi di questi costrutti, poi vi faccio vedere un esempio di realizzazione del programma per il calcolo della data. Allora, l'istruzione while ha questa forma, permette di eseguire una serie di istruzioni fin tanto che una condizione iniziale rimane vera. Qual è la forma? While espressione, quindi questa è l'espressione che deve essere valutata, poi parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa, statement. Allora, vediamo un esempio. Allora, a uguale 1, while a è minore o uguale di 100, total più uguale a per a più uguale a 1. Che fa questo blocco di codice? Questo blocco di codice ripete in ciclo l'operazione di fare il quadrato della variabile a e ne fa la somma. Quindi questo comincia quando a vale 1. L'operatore più uguale significa total uguale a total più a per a. A più uguale 1 vuol dire a uguale a più 1. Questa forma la troverete spesso anche fatta con l'operatore più più. Potrei scrivere alternativamente a più più. Questo vuol dire A uguale A più 1. Oppure posso scrivere A più uguale 1, che è la stessa cosa. In generale io qua posso scrivere A uguale A più K. Posso scrivere A più uguale 3 più X, eccetera, eccetera. Tutta un'espressione. Quando qui c'è l'espressione che vale 1, allora c'è quest'altro operatore che significa a uguale a più 1. In buona sostanza qui è scritto, ripeti queste operazioni in ciclo al variare di a che va da 1 a 100. Questa forma la posso anche scrivere così, a più più minore o uguale di 100. Queste sono sempre quelle forme molto sintetiche del linguaggio. Qui che cosa ci sta scritto? La variabile a ha il valore iniziale 1. Questo operatore si chiama operatore di post-incremento, cioè significa usa il valore della variabile a e poi incrementalo di 1. Quindi a uguale 1, uso il valore della variabile a e lo uso per valutare la condizione minore uguale di 100 e poi incremento la variabile a. Quindi l'effetto di questa istruzione è: prendi la variabile a, confrontala con questa in questa espressione e valuta se è vera o falsa, poi incrementa di una unità il valore della variabile a, dopodiché fai total più uguale a per a. Sono forme sintetiche. In questo modo io ottengo un'unica istruzione e quindi non devo usare le parentesi graffe. Se invece le istruzioni sono più di una, devo usare le parentesi graffe, perché altrimenti il mio esecutore, se non mettessi qui le parentesi graffe, lui direbbe: questa è l'unica istruzione che va eseguita in ciclo. Quando metto le parentesi, sto marcando tutto il blocco di istruzioni che vanno eseguite in questo ciclo. Ragazzi, in pratica con le parentesi sto marcando questo blocco che io ho scritto qua con questo rettangolo. Il mio, chiaramente questa è una rappresentazione grafica, il mio compilatore deve leggere questi simboli e capire come interpretare correttamente il linguaggio. Quindi, riassumendo, se volessimo scrivere questa roba qui, che cosa potremmo dire? Dovrei dire while x minore uguale di 0, parentesi graffa aperta e tutte queste istruzioni, parentesi graffa chiusa qui sotto.
Questa è la prima forma di costrutto ciclico che abbiamo chiamato while. Dopodiché abbiamo detto una forma molto simile al while, ma che si usa tipicamente quando io so quante volte va eseguito un ciclo, è la forma for. Vedete, nella sintassi, tra parentesi, ci metto un primo blocco e poi l'operatore punto e virgola, un secondo blocco, l'operatore punto e virgola, un terzo blocco. Dopodiché, tra parentesi, graph e gli statement. Questo che sta scritto qua è equivalente a questa forma while. Inizializza le variabili, while espressione, e poi update, cioè aggiorna le variabili in ciclo. Allora, questo update che cosa vuol dire? Se io devo incrementare la mia variabile, mentre nel ciclo for scrivo tutto qui sopra, nel costrutto while sono separati i vari pezzi. Vedete, anche in questa forma qui, prima di eseguire il ciclo ho inizializzato le variabili, poi ho verificato la condizione, ho eseguito il ciclo, ma qui dentro, vedete, ho aggiornato le variabili per andare a valutare la nuova condizione. La stessa cosa succede qui, ma noi abbiamo detto che il for si usa tipicamente quando io devo fare un conteggio. Per esempio, per i che va da 1 a 100 fai una certa cosa. Allora, nel for scrivo for i uguale 1, i minore di 100, i più più. La terza parte mi dice come devo incrementare la variabile che controlla il ciclo. Io posso andare da 1 a 100 andando a incrementi di 2 unità alla volta. Quindi faccio 1, 3, 5, 7, oppure posso andare di incrementi ad esempio di 10, 1, 11, 21 e così via. Allora, nel costrutto for io devo dire qual è il valore iniziale, qual è la condizione per rimanere nel ciclo, con che ritmo incremento la variabile di controllo del ciclo. Se voglio andare da 1 a 100 con incrementi unitari, scriverò for i uguale 1, i minore di 100, i più più, che vuol dire i uguale i più 1, cioè a ogni passaggio mi incrementi di una unità la variabile. Nel for metto tutto qui dentro, ma io questa stessa cosa la posso fare anche con un while, dove l'inizializzazione la metto fuori ciclo, i uguale 1, poi scrivo while i minore di 100, qui dentro faccio quello che devo fare e qua ci metto i più più. Quindi vedete, il for non è assolutamente indispensabile, perché lo posso rendere pari pari con un while. Però, dato che in tutti i linguaggi di programmazione è stato introdotto un costrutto per analizzare i cicli a conteggio, allora i progettisti del linguaggio C++ l'hanno introdotto anche in questo linguaggio, anche se è proprio equivalente a questa forma del costrutto while. Ragazzi, fate attenzione su una cosa: il linguaggio C++, a differenza di altri linguaggi come ad esempio il Pascal, è un linguaggio che è molto meno rigoroso, molto meno formale, per cui di fatto anche i cicli for io li posso considerare proprio alla stregua di cicli a condizione. Non è detto che questa espressione deve essere per forza un conteggio. Io qua ci potrei mettere qui dentro anche tutto quello che c'ho scritto qua, cioè potrei dire for come inizializzazione non ci metto proprio nulla,
qua ci scrivo x maggiore di 0 e qua non ci metto proprio niente. Questo si comporta esattamente come un ciclo, come un costrutto di tipo while. Quindi capite, il linguaggio è molto meno formale, però dato che noi stiamo facendo un corso di fondamenti di informatica e dobbiamo imparare i principi della programmazione, allora io vi chiederò nel mio esame, quando è un ciclo a conteggio, cioè c'è un valore iniziale, un controllo sul valore finale e un incremento, utilizzate il for. In tutti gli altri casi vi chiederò di non utilizzare il for, ma di utilizzare il ciclo while, anche se il linguaggio ve lo permette, perché questo rende più pulita e più formale la programmazione. Quindi nel nostro corso il ciclo for lo usiamo come ciclo for, il ciclo while lo utilizziamo come ciclo a condizione. Questa forma vi consentirò di usarla solo quando voi sapete a priori quante volte dovete ripetere il ciclo. Questo in generale non è vero, perché io volendo potrei usare il ciclo for esattamente come un ciclo while. L'ultima cosa è i vari esempi. Vedete, in questa maniera io posso scrivere: voglio sommare i valori, sto facendo la sommatoria per i che va da 1 a 10 di i. Allora, per i che va da 1, i minore uguale di 10, i più, somma più uguale i. Vedete? Inizializzazione, condizioni di terminazione, incremento. Questo è il blocco di operazioni che va eseguito in ciclo. Ma io potrei anche mettere l'inizializzazione fuori. Qua ci metto un punto e virgola, cioè il primo campo e vuoto. Qua ci metto il test, non ci metto nulla come condizione, perché l'incremento me lo metto dentro. Vedete che questo non è altro che un while? Ma il linguaggio mi permette una cosa così, che io reputo molto confusa. È vero che si può scrivere, però è come quando nella lingua italiana voi trovate delle espressioni che la grammatica consente, ma che sono di uso più volgare, di uso meno elegante. Allora, il linguaggio consente di scrivere questo, però secondo me questo è proprio fuorviante, perché questo equivale a scrivere i uguale 1, while i minore uguale di 10, il corpo del ciclo è identico. Allora non c'è ragione di utilizzare un ciclo for in maniera impropria, anche se il linguaggio lo permette. Quindi vi invito ad utilizzare i cicli while esattamente nella loro forma più corretta. Quest'ultima forma l'ho aggiunta solo per farvi vedere come non bisogna programmare. Qui che cosa ho fatto? Ho scritto un ciclo for dove non ci ho messo proprio niente qui dentro. Ho portato tutto qui dentro. Allora, l'inizializzazione l'ho messa fuori ciclo, l'incremento l'ho messa nel ciclo, anche la condizione di uscita l'ho realizzata con un break. Se i è maggiore di 10, break. Il costrutto break, come abbiamo visto nel caso dello switch, provoca l'uscita immediata dal costrutto. Quindi questo sarebbe un loop infinito. Come ne esco? Perché ci ho messo questa condizione. Ragazzi, questa la sintassi lo permette, ma una cosa del genere per me equivale a un errore di programmazione, perché questa forma la trovo corretta da un punto di vista sintattico, ma da un punto di vista semantico lo trovo un modo assolutamente fuorviante. Quindi cose di questo tipo non vi consentirò di usarle in questo corso, però ve le scrivo perché ricordatevi che nelle applicazioni potreste trovare anche questo, perché la sintassi non lo vuole. Ma questa roba non dovete usarla. L'unica forma consentita per un ciclo for sarà questa, dove mi dovete sempre indicare condizione iniziale, test di uscita, incremento della variabile. Le altre forme
non vanno utilizzate in questo corso. Come ultima cosa vediamo invece il costrutto do while, che risponde a questa forma qui. La sintassi è la parola chiave do, poi il blocco di parentesi graffe aperte e chiuse che marca le istruzioni da eseguire, while con la condizione di uscita. Quindi in questo caso che cosa avremmo scritto? Do, ci auto questa roba, cin, bla bla bla, while x, questa è la condizione per rimanere, x maggiore o uguale di 0. Quindi nella forma metterete il blocco di istruzioni, poi la parola chiave while, tra parentesi, la condizione che mi permette di rimanere nel ciclo. Quindi da questo costrutto quando è che si esce? Quando questa espressione assume un valore logico falso. Mentre questa espressione è vera, rimango in ciclo e ripeto le operazioni. Come abbiamo detto prima, questo tipo di costrutto è comodo quando si desidera eseguire il ciclo almeno una volta. Questo costrutto fa sì che questo blocco di istruzioni venga eseguito una o più volte. Il costrutto while, così come il costrutto for, vengono eseguite 0 o più volte. Ma come in questo caso ci può tornare utile eseguire questo blocco di istruzioni almeno una volta. Va bene ragazzi, io come aspetti teorici mi fermo qui, volevo giusto farvi vedere una cosa per quanto riguarda l'installazione del programma NetBeans. Se andate sulla pagina web, per non ripetere questa stessa cosa, tutte queste istruzioni sono state messe a punto dal collega Tortorella con il collega Mario Molinara, che hanno fatto proprio un piccolo help con tutte le istruzioni per installare l'ambiente NetBeans. Allora, piuttosto che ricopiare queste pagine web sulla mia pagina web, vi do direttamente il link a questa pagina qui. Quindi se voi considerate il corso di fondamenti di informatica 2013-2014 del collega Tortorella, il link è webuser.unicas.it/tortorella. Selezionate l'anno 2013-2014, se andate nella cartella risorse trovate a un certo punto istruzioni. Qua è piccolo, non si legge, istruzioni per installare l'ambiente NetBeans. Cliccate qui sopra e andate su questa pagina dove passo passo, la grafica non vi consente di vedere la pagina web, ma se andate su questa pagina, passo passo vi dice tutto quello che dovete fare per installare l'ambiente NetBeans. Ragazzi, tenete conto che l'ambiente NetBeans è fatto da due tool. Un tool è MinGV, l'altro tool è l'ambiente NetBeans che è stato scritto in Java e quindi richiede di installare anche il Java Developer Kit. Quindi voi installate l'ambiente NetBeans con il kit Java, poi installate l'ambiente MinGV. Allora, MinGV è proprio il compilatore, cioè ha le istruzioni per tradurre il vostro programma da C++ al linguaggio macchina. NetBeans è invece l'interfaccia, quella che vi permette di usare l'editor, di scrivere il testo, di salvare il file e di lanciare i comandi di compilazione ed esecuzione del codice. Quindi fate questo perché così avete cominciato ad avere il programma installato. Detto questo,
vediamo se riesco, se è leggibile. Allora, questo è il programma principale nel quale ho scritto il codice per calcolare il numero di giorni tra due date. Allora, quali sono le variabili? Vedete, c'è la solita funzione main. Oh, ragazzi, ricordatevi, l'include dovete includere questi file. CSV, BioStream sono i file di libreria per i comandi di ingresso uscita, quindi CIN, COUT, eccetera. Poi vi ricordo using namespace STD, che dice al compilatore che uso lo spazio dei nomi standard. Poi sempre la funzione int main, parentesi parentesi, vuol dire che io non gli passo nessun parametro a questa funzione, ma il main è una funzione come tutte le altre e contiene le istruzioni che il mio esecutore andrà ad eseguire una di seguito l'altra. Nel main c'è una prima parte nella quale io devo dichiarare le variabili. Allora, in questo caso, quali sono le variabili che voglio usare? G1, N1, A con 1 rappresentano giorno, mese, anno della prima data. G2, M2, A con 2 rappresentano giorno, mese, anno della seconda data. Int giorni è la variabile che a fine programma conterrà il numero dei giorni che intercorrono tra la data 1 e la data 2. Allora, ragazzi, la prima cosa che faccio è scrivo quali sono i dati di ingresso e i dati di uscita del mio programma. Questo è quello che io farei se avessi davanti a me un esecutore umano. Gli direi: questa è la data 1, questa è la data 2. Lui mi deve rispondere quali sono i giorni che intercorrono tra queste due date. Allora, in ogni programma ci sarà una parte nella quale scrivete i dati di ingresso e i dati di uscita. Io ho utilizzato delle funzioni. Le funzioni le studieremo la settimana prossima in maniera più formale. La funzione che cos'è? Non è nient'altro che un blocco di istruzioni che vengono messe in una particolare parte del programma e che possono essere richiamate. Io sto dicendo al mio utente: leggi data, e gli sto passando le variabili G1, M1, A con 1. In questo programma, il mio esecutore, in questo sottoprogramma, il mio esecutore che farà? Chiederà all'utente: mi dici qual è il giorno, mese, anno della prima data? E questi i dati che l'utente immette, per esempio la tastiera, verranno caricati nelle variabili G1, M1, A con 1. Quindi, eseguire questa istruzione quale effetto ha? Che dopo averla eseguita, le variabili G1, M1 e A con 1 conterranno i dati che l'utente ha immesso nella tastiera. Leggi data e gli passo stavolta G2, M2, A con 2. Allora, cominciate a capire perché è utile averlo scritto così. Io potevo anche scrivere qua direttamente Cout immetti giorno della data e facevo poi CIN G1, poi facevo Cout immetti il mese della data e facevo CIN M1, e la stessa cosa la ripetevo qui dentro. Se io devo leggere 10 date avrei scritto 10 volte la stessa cosa. Questo codice lo scrivo una volta per tutte in un altro file
e una volta che l'ho scritto qua lo posso utilizzare 100 volte se devo leggere 100 dati. Quindi l'uso delle funzioni mi permette di scrivere una sola volta le istruzioni e di richiamarle tutte le volte che mi servono. Vi devo spiegare un po' di cose su cui avviene questo passaggio, ma per ora prendetelo per buono. Quindi l'uso delle funzioni in questo momento mi serve per evitare di scrivere 50 volte la stessa cosa, ma di scriverla una volta per tutte in una certa parte del codice. Poi vedremo come organizzare il codice su più funzioni. Torniamo al main. Una volta che io ho letto questi tre numeri, devo verificare se ho messo numeri all'otto o delle cose vere. Se io ho scritto 37/2/2010, non è una data. Se ho scritto 25/14/2027, non è una data. Allora ho scritto un'apposita funzione alla quale passo giorno, mese, anno, e questa funzione mi restituisce un valore logico. Se la data è giusta, mi restituisce valore logico true. Se la data è sbagliata, mi restituisce valore logico false. Allora, guardate, la chiamata a questa funzione la metto direttamente in un costrutto if. Perché ci ho messo il not davanti? È come se avessi scritto: se la data non è corretta, allora stampa video data errata, e poi l'istruzione exit è un'istruzione che provoca la terminazione immediata del programma. Mentre break mi fa uscire dal singolo costrutto, la funzione exit interrompe bruscamente il programma e il controllo ritorna al sistema operativo. Se ho immesso una data errata, stampa questa roba a video e esci dal programma. Perché ci ho messo il not davanti? Se la data è sbagliata, la funzione verifica data mi restituisce false. Con il not davanti mi diventa true ed eseguo questo blocco di istruzioni. Ragazzi, quando nello scrivere un programma rispondete alla frase "se la condizione non è verificata", questo come si traduce? If not, la condizione logica. Quindi la funzione verifica data è una funzione logica che mi restituisce valore true se la data è giusta, valore false se la data è sbagliata. Con il not davanti mi diventa: se la data non è giusta, quindi se è vero che la data è sbagliata, fai questa roba qui. Ovviamente la verifica la faccio su entrambe le date. Dopodiché stampo a video le due date. Poi mi chiedo: la prima data è bisestile? Se sì, stampo la scritta. Questa è proprio una cosa, una stampa di controllo, potresti anche evitarla. Però notate, questa funzione bisestile è una funzione alla quale passo un anno. Questa è una funzione logica. Se l'anno è bisestile, mi restituisce true. Se l'anno non è bisestile, mi restituisce false. Dopodiché scrivo giorni uguale 0. Se A2 è maggiore di A1, quindi se l'anno della seconda data e l'anno della prima data è maggiore dell'anno della prima data, allora che devo fare? Mi calcolo con questa prima istruzione, mi calcolo i giorni tra la data 1 e la fine dell'anno 1. Vedete?
giorni mese M1 a 1. Io che ne so quanti giorni ha ogni mese. Allora scrivo una funzione alla quale passo il mese e l'anno. Questa funzione mi dice quel mese quanti giorni ha. Perché gli passo anche l'anno? Perché se il mese fosse febbraio dovrei sapere se l'anno è bisestile per capire se sono 28 o 29 giorni. Allora questa funzione mi dice che quanti sono i giorni di quel mese. Meno G1, questa differenza che cosa mi dice? Quanti giorni intercorrono tra la data attuale e la fine del mese. Poi mi calcolo giorni intervallo mese tra M1 più 1, 12 anno 1. Cioè sto dicendo quanti giorni intercorrono tra il mese successivo fino al dodicesimo mese dell'anno di quest'anno. Questa funzione mi dice, mi conta, se sto per esempio al 3 febbraio 2010, allora con questo conticino qua mi calcolo quanti giorni ci vogliono per arrivare a fine mese. Questa funzione mi conta quanti giorni marzo, più aprile, più maggio, più giugno, fino ad arrivare a dicembre. Io lì, questa funzione mi fa questo calcolo, questi giorni li aggiungo a questi giorni qua. Dopodiché calcolo giorni intervallo anni, cioè adesso quanti giorni ci sono per tutti gli anni intermedi, poi mi calcolo i giorni intervallo mesi per andare dal mese 2 all'anno 2, cioè mi calcolo quanti giorni sono intercorsi tra l'inizio dell'anno 2 e il mese e il giorno dell'anno 2, e così ho completato. Allora ragazzi, quello che ho scritto qua è, per risolvere questo problema, prima mi calcolo il numero di giorni per arrivare alla fine del mese della data iniziale, poi il numero di giorni per arrivare alla fine dell'anno corrente, poi tutti i giorni che intercorrono negli anni intermedi, poi tutti i giorni che intercorrono dall'inizio dell'anno 2 fino alla seconda data. Ho risolto il problema. Ma questo programma è già immediatamente eseguibile? No, perché devo andare a calcolare queste cose qui. Allora, quando vi farò vedere meglio l'uso delle funzioni, capirete come è comodo poter progettare ad alto livello e poi andare a raffinare. Io nello scrivere questo ancora non so come faccio queste operazioni, però so quello che devo fare. Successivamente andrò a sviluppare ciascuna di queste operazioni. Allora, domani vi farò vedere come sono stati realizzati questi singoli pezzi per arrivare a mettere insieme il codice completo. Va bene ragazzi, ci vediamo.